Le Norne mi hanno detto che eri qui. La corda è pronta. Gleipnir è il suo nome. Ci sarà una bella storia dietro a quella ferita. Un giorno te la racconterò. Ti ringrazio. Quando legherai la bestia, usa tutta la corda. Essa si allungherà o accorcerà a tuo piacimento. Quanto è resistente? La bestia potrebbe opporsi. Più la stringerai, più la corda si farà resistente e infliggerà dolore. Finché la bestia non sarà ancorata al suolo. Grazie, Ivaldi. Puoi andare. Torno alla mia forgia? Sì, finché il tuo debito non sarà ripagato. In fondo sono stati i nani ad inventare il baratto. Almeno barattiamo merci, non persone, signore degli schiavi. Sarò lieto di tornare sottoterra, lontano da questi cieli furenti. Sei! Javi, sei un sollievo per i miei occhi. Cos'è accaduto ai tuoi? Un sacrificio per un bene più grande. Il lupo è qui? Sì, ma è cresciuto. Gli ho tenuto compagnia, ma è consumato da una tristezza che fatico a comprendere. Deprecabile, ma necessario. Questo lupo era messaggero di sventure fin dall'inizio. Era una creatura gentile. Ma la nostra diffidenza e crudeltà lo hanno privato dell'affetto e dell'anima. Ucciderlo sarebbe un atto di pietà. È troppo tardi per simili atti. Questo lupo è ora tanto potente da tenere testa a entrambi. Temo che sia pervaso da un potere tale da renderlo immortale. Allora gli offriremo un destino diverso.
Questa corda è indistruttibile. Devi convincerlo a farsi legare. Agirà da guinzaglio, la cui magia segnalerà che il lupo è inoffensivo. Una sicurezza per gli Aesir che lo temono. Un segnale, nient'altro. Nessun male affliggerà il povero Fenrir. Fenrir, sì. Conosci il suo nome? Te l'ha detto Loki? Sì, ed è un bel nome. Lo è, guardiano delle paludi. Un nome adatto al suo destino. Fenrir! Ho buone nuove per te! Vattene! Non voglio farti del male! Ma sta serpeggiando l'inquietudine ad Asgard. Gli Aesir hanno paura della tua crescente stazza e forza. Ah, davvero? E dimmi, perché mai dovrebbero temermi, vecchio mio? Havi ti ha portato un collare forgiato dai nani. Un segnale che percepiremo a distanza per sapere dove ti trovi. Indossalo e ti sarà concesso di vivere sereno ad Asgard. Sento odore di inganno. Indossa il collare o torna a Jotunheim. Non c'è altra via. Figlio di Loki, non sono stato benevolo con te? Siamo legati ormai. Come io credo al mio signore, tu puoi credere a me. Apri la bocca. Impegno di fede. Se ho mentito, avrai la mia mano. Bene. Sii rapido, Havi.
sai tutte queste cose? Sognare il sapore della tua carne. Io non ho potuto finirlo. Il vincolo di sangue rimane. Nessun altro avrebbe mai sopraffatto quell'odio. Se solo avessi avuto un'altra scelta. Non c'era altra scelta, Javi. Il nostro fato è scritto ormai. Comunque sia, hai fatto un grande sacrificio, fato o meno. Non ho agito per te, Javi. Non credere che con il tuo gesto ti sia guadagnata la mia amicizia, povera illusa. Io ti ucciderò, e non solo te, divorerò tutti gli Aesir. Forse mi darai il colpo di grazia, figlio di Loki, ma prima di allora riuscirò ad assaporare anni di libertà. Vieni, vecchio mio. Freya, la guaritrice, saprà aiutarti. Siete qui per dirmi ciò che temo. Non per dire. Per mostrare. Una visione di ciò che verrà. Non esiste creatura alcuna che abbia l'arroganza dell'Avi. Che pensi di poter tessere un nuovo fato? Hai provato e riprovato con tutte le forze, ma i fili del destino ti stringono più forti che mai. Eppure, un singolo filo ribelle sfugge alla trama. E si ostina a rimanere avvolto al fuso. Aesir, Vanir, la fine giungerà. La terra tremerà, il sole morirà. Gli Jotun invaderanno il vostro regno sotto una pioggia di fuoco. E il grande lupo Fenrir verrà il vostro sangue.
Ma avete scoperto come sopravvivere al terrore. Che fluisca. Come ingannare la morte. Lasceremo l'albero della vita e adesso un giorno ritorneremo. La mente e lo spirito risorgeranno in un tempo lontano. Un tempo in cui voi rinascerete. Che nessuno ci segua. Loki su tutti. Così sia. E ora vedremo la fine. Oggi non ero destinato a morire. Eivor, ti sei risvegliato. Con altri ricordi, spero. Sono tornato ad Asgard. E che cosa hai visto? Legavo Fenrir, il lupo, figlio di Loki, con una corda indistruttibile. La bestia era furiosa per le mie azioni. Combattevamo e io vincevo, ma non potevo ucciderla. Parli di miti e leggende. Storie che non credevo fossero reali. Parabole che tu racconti come fossero ricordi. Ogni momento era vivido e tangibile, come quello che stiamo vivendo adesso. È incredibile. C'è dell'altro. Ricordo un tradimento. Io tradivo mio fratello Tyr. Restavo a guardare mentre il grande lupo lo dilaniava, strappandogli il braccio. Avrei potuto impedire l'accaduto. Metterlo in guardia. Ma non facevo nulla. Come ti sentivi? Ero come insensibile al suo dolore e non mi rimproveravo quell'indifferenza. Come fosse un veleno che sapeva di vino. L'egoismo sfrenato lascia quella sensazione. Cos'altro hai visto? Le Norne mi concedevano un'ultima visione. La venuta del Ragnarok. Un caos di fuoco e fiamme, come un vento che spirava dall'abisso del Ginnungagap. Ma eravamo pronti alla tempesta. 8 di noi bevevano l'idromele, poi si volgevano ad affrontare la fine. Così terminava la profezia delle Norne. Curioso, sì. Ricordi altro? Il resto è troppo confuso. Capisco. L'impulso di queste visioni mi sembra piuttosto chiaro. Già dalla prima volta provavi un grande timore di tradire. Odino ti ha fatto dono della sua infinita conoscenza e della sua inestimabile esperienza. Forse ti vuole mettere in guardia. Si è sentito misero per la sua indifferenza e vuole che tu eviti di fare altrettanto, poiché rischieresti la solitudine. L'esilio interiore, un fato terribile. Ora capisco, o almeno lo spero. Grazie, Valka.